Admiral Howard, thereby relinquishing his command of the Cotswold Force and hands it over to the incoming commander of K-4 21, Major General Funkel, to symbolise his assumption of command of the Cotswold Force. He will hand over the North Atlantic Treaty Organisation flag to the Command Sergeant Major of K-4 21, Maurizio Saracino. Command ceremony at the Little NATO mission in Kosovo. Formation! La NATO e l'Italia sono in Kosovo da 17 anni per garantire la sicurezza e la stabilità dell'area. È un impegno importante, un impegno che nel tempo si è confermato. Attualmente la missione giustamente si dice condition based, quindi è basata sullo sviluppo della situazione. Questo significa anche che c'è la presa di coscienza da parte delle autorità della NATO, da parte dei paesi, che il Kosovo è in centro all'Europa, che le tensioni e le contraddizioni che ci sono ancora dentro devono essere aiutate, devono essere risolte in un momento in cui c'è diffusione di terrorismo, c'è movimento di foreign fighter, c'è movimento di immigrazione clandestina, in cui proprio un luogo come il Kosovo, nel centro dei Balcani, nel centro di quelle che sono state le contraddizioni e gli archi di crisi, ma che può e deve diventare Europa, è importante che questa presenza sia costante, rassicurante. L'Italia evidentemente, che fra tutti è più vicina al Kosovo e più sente questa esigenza, riveste il ruolo di leadership con impegno, con oltre 500 militari di tutte le forze armate schierati, in un momento in cui l'Italia schiera 5.000 militari fuori dal territorio nazionale in 27 missioni, avendo la leadership di numerose missioni, e nello stesso tempo garantisce strade sicure e gli interventi per il terremoto, quindi un intervento corale, un impegno a tutto campo e tutto tondo, che dimostra grande professionalità e che qui in Kosovo si traduce in credibilità verso istituzioni, in credibilità verso gli altri contingenti. L'Italia sta facendo bene, KFOR sta facendo bene, ed è importante che questa nicchia di sicurezza che la NATO in Kosovo rimanga tanto quanto necessario.